vi ho fatto un esempio estremo ovviamente, ma anche la casa editrice Einaudi, pur non essendo la stessa casa editrice Einaudi degli anni 50 e 60, è comunque una casa editrice che ha una sua immagine più rigorosa di una casa editrice come invece Mondadori o Rizzoli, come vi dicevo, che sono case editrici molto generaliste, sono case editrici nelle quali l'autore è quasi più importante del marchio, laddove invece in case editrici come la Delphi o in qualche misura anche Einaudi, il marchio è più importante dell'editore. Non è più importante dell'editore nel senso che l'editore, come dire, cancelli l'autore, però chi compra un libro a Delphi compra un libro a Delphi, cioè compra un'immagine, compra una riconoscibilità. Chi compra un libro a Mondadori non compra un'immagine, una riconoscibilità a Mondadori, compra un libro di quel determinato autore. Questo fa sì che fare una collana in Mondadori sia già appunto diverso da fare una collana in Minimum Fax, che è una casa editrice che ha una sua immagine più riconoscibile, è una casa editrice più piccola, non è una casa editrice piccolissima, è già con i criteri dell'oggi una casa editrice media, ma una casa editrice che ha una sua riconoscibilità, che ha a che fare con la qualità letteraria. Allora, per non tirarmi la zappa sui piedi, posso tranquillamente dire che ovviamente non è che io in quanto Mondadori cerco delle cose che invece abbiano senso soprattutto per il mercato, perché poi non è così. Però in realtà io devo tenere presente tutta una serie di elementi, devo tenere presente tutta una serie di cose per cui considero la qualità della scrittura, considero la qualità dell'autore, devo considerare anche alcune esigenze di mercato e comunque la cosa che anche per me fa agio su tutto, quindi che io considero più importante del resto, fermo restando che sono assolutamente d'accordo, sottoscrivo tutto quello che Nicola La Gioia ha detto, primo tra tutte la caratteristica principale che fa sì che tu voglia stampare un articolo scritto e quando tu lo cominci a leggere, finisci di leggerlo da professionista e cominci a leggerlo da lettore, cioè quando scatta quel passaggio lì, allora vuol dire che la cosa che stai leggendo è una cosa che va bene, che ti interessa. Però appunto dicevo, la cosa che per me è più importante è il tasso di novità rispetto a un cliché, rispetto a una immagine, rispetto a un... cioè quando uno scrittore riesce a interessarmi avendo però innovando in un genere, allora per me quello è un segno, è il segno definitivo. Io, al di là appunto di queste notazioni che sono sì di contenuto ma anche un po' tecniche, no? Il tattico scritto, la sua qualità, l'attenzione verso un mercato in cui si va a introdurre quel libro lì. Ecco, volevo chiedere, proprio perché in fondo anche il senso di questo incontro era proprio questo, da autori, il rapporto con i vostri editor, con gli editor con cui avete avuto a che fare come autori, ecco, qual è stato, non vi chiedo ovviamente di dire sì, è stato benissimo, ma come lo avete percepito? Risponde anche quello all'idea che voi applicate invece da editor? Voi siete stati disattesi nella vostra esperienza? E diciamo che le due cose ho ricevuto dai miei, perché alla fine due sono stati
simile all'infase, quello che ha pure Naudi, diciamo che rispondono abbastanza poi al modo in cui io mi rapporto con loro da editor. La cosa fondamentale, appunto, che io mi aspetto prima ancora di entrare nel testo, e quindi prima ancora di dirmi che cosa va, che cosa non va, cosa funziona, cosa bisognerebbe forse cambiare, eccetera, eccetera, è innanzitutto parlare del libro. Cioè, nel momento in cui il lettore sta parlando del mio libro, e io riconosco che sta parlando del mio libro, nel senso che l'ha individuato, ha più o meno capito che cosa cercavo. Ovviamente se non l'ha individuato potrebbe essere anche colpa mia, cioè posso essere anche io che mi ha detto mi sono fatto proprio un'altra storia in mente rispetto al libro che ho scritto. Ma nel momento in cui io e il mio editor stiamo parlando dello stesso libro, quindi ci riconosciamo in una tensione, in una lingua, in una storia, in una dimensione emotiva, allora quello è già per me, come dire, il primo passo per rilassarmi innanzitutto sul libro che ho scritto, perché poi quella è io divido la mia vita tra periodi in cui sto scrivendo un libro e periodi in cui non sto scrivendo un libro, e periodi in cui non sto scrivendo un libro sono infinitamente più piacevoli, perché come diceva Antonio appunto all'inizio, il piacere della lettura è, come dire, è solo piacere, è quello della scrittura, ammesso che si abbia talento, tu manca poco, ti dice che il talento è la frusta con cui lo scrittore si percuote, quindi insomma quello è. Però appunto il momento del riconoscimento con l'editor è la prima cosa, anche perché spesso l'editor è il primo lettore della cosa, o il secondo, insomma, comunque sia, o il terzo al massimo di quello che è scritto. Quindi nel momento in cui c'è questo, il libro esiste, cioè stare parlando di qualcosa che comincia a esistere, questo personaggio esiste, quella lingua esiste, quel luogo, quella situazione che si immagina esiste per due persone, ed esiste più o meno in modo simile, beh, allora lì vuol dire che qualcosa, come dire, di vivo c'è. A quel punto, come dire, quante più sollecitazioni, siccome appunto da scrittore anche maniacale su me stesso mi faccio un sacco di domande, molte delle quali poi vengono scartate per essere sostituite da altre domande con i funghi, allora quante più sollecitazioni il lettore mi dà, tanto più io sono ovviamente non in contraddizione tra di loro, perché altrimenti c'è un problema, tanto più io mi tranquillizzo, perché ho come dire, una griglia di cose su cui intervenire. Poi probabilmente sta a me, alla mia coscienza, perché neanche l'editore è infallibile, quindi scartare quelle che mi convincono, però quelle che mi convincono accoglierle in maniera abbastanza, cioè lavorarci solo, come dicevo prima. E poi l'altra cosa che cerco di fare con l'editor da autore, ma questo vuol dire è una specie di trucco che ho capito dopo, anche lavorando dall'altra parte della barricata, è quello di cercare di consegnare un libro quanto più possibile finito, ma non per altro, per avere più tempo per lavorarci, perché io sono uno di quegli autori che i propri libri non li farebbero uscire mai, cioè io ci lavorerei in continuazione, quindi per avere più tempo, perché io non sia messo in programmazione quando ancora lo sto scrivendo, perché a quel punto, quindi, ci sono autori che hanno bisogno di una data, hanno bisogno di una data e lavorano meglio. Se a me mi dici il libro lo consegni fra 10 anni, io non l'ho fatto. Se me lo dici di consegnare fra 2 mesi, potrebbe passare anni e io non riuscirei a consegnarlo. E quindi una volta che quelle reciproche psicopatologie ci sono messi d'accordo, si comincia poi a quel punto a lavorare bene. Ma io appunto sono uno di quegli autori che non si offende mai per le cose che si dicono, anzi proprio voglio il corpo a corpo, quanto più schiettamente, anche come dicevo prima, si discute su una cosa, tanto più sto meglio.